Fresca di nomina ufficializzata 24 ore fa, Antonella Allegrino, nuovo assessore al sociale, si trova già al lavoro nella giornata che vede al centro della scena il nuovo piano sociosanitario per l'Abruzzo. A già chiare le difficoltà delle cosiddette categorie deboli, un popolo silenzioso che comprende tutte le età. Si parla infatti di interi nuclei familiari. Tanti nuclei familiari oggi non sono più monoreddito ma sono privi di reddito e quindi sempre maggiore difficoltà e sempre più a carico per la fase di disoccupazione a carico delle finanze pubbliche. Di conseguenza qui nasce il problema anche della casa, di tanti nuclei familiari che hanno perduto la possibilità di conservare un'abitazione a causa di mutui non più solvibili, non più pagabili il problema anche tutta una serie di problemi relazionali all'interno della famiglia che nascono proprio dalle difficoltà che hanno le famiglie tutti i giorni. Quindi a tutto questo bisogna porre attenzione. Il problema della salute è un problema importante perché sempre più persone sono in difficoltà nell'accesso ai servizi pubblici, quindi bene l'attività che si intende svolgere di avvicinare di nuovo la sanità anche alle categorie più deboli.